Nannina! Sì, tornai da te io. Mi alzo presto la mattina, sai. Bravo, ma che belle maniere tu c'hai. Non si bussa prima di entrare. Forza, esci, aspettami di fuori. Sai, ti dirò, anch'io non mi voglio più sposare. Bianca, dov'è la mia cravatta? Ma porca miseria, non mi ascolta nessuno in questa casa! Bianca! Bianca! No, no, così non va per niente. Dai, va a cercare tua madre. Signor Conte, senz'altro, signor Conte, agli ordini, signor Conte. Mamma, ma ti sembra il momento? Arrivo. Troppo le donne per punirle in questa maniera. Lo sapevo, non ha resistito, va a litigare con i proprietari. Perché? Perché non è carino parlarne ora. Ma sai, Efrem ha pagato 44 contorni e ne hanno portato solo 42. Papà, vieni, dai, lascia perdere Sofia. Tutti vogliono il tuo discorso, dai. Discorso! Discorso! Chers amis, chers collègues. Qualche minuto fa parlavo con una bella ragazza. E ad un tratto mi sono chiesto qual è la forza misteriosa che mi spinge a concretizzare in pochi minuti l'immagine che mi suggerisce l'ennesimo bicchiere. La risposta è semplice. Alla mia età non sono ancora maturato abbastanza per accettarmi per quello che sono e non per quello che vorrei essere. Ma adesso vorrei dedicare a Carolina una delle mie fantasie. La prima volta che la incontro ci troviamo in Turchia.
Io sono lì in barca a vela insieme ad alcuni amici miei. Ed ecco che si accosta Carolina su una barca a remi. E mi chiede se la posso aiutare a riparare il suo motore. Al primo sguardo che le do, per lei sarei già disposto a gettarmi nell'acqua, nelle fauci del primo squalo che passa. Finalmente giungiamo a riva. Ma invece di una barca, che cosa vedo? Un povero motorino tutto sconquassato. Sorridendo le chiedo, ma come? Sei davvero arrivata dall'Italia su questo trabiccolo? Certo, fa lei, e ci devo tornare. Mi aiuti? Tanto ormai io non capisco più niente. A quel punto, io sono già innamorato cotto. E pochi giorni dopo, le chiedo di sposarmi. Insomma, ecco ciò che avrei voluto che accadesse a me. E invece è successo a Pietro, mio genero da stamattina. Sei fortunato, Pietro. A te va tutta la mia invidia. E ora è il momento dello champagne. Sai proprio bussare, eh? Scusa, papà, ma è pronto a tavola. Va bene. Hai lavato le mani? Ma sì, certo. Vediamo. Fila a lavartele. Ma papà, le ho lavate. Bugiardo! Bianca? Grazie, signora. Sono morta. Sì, ti capisco, tesoro. Grazie. Ma vorrei ricordarti che a noi poveri mortali purtroppo non è consentito vivere di sola meditazione. Siamo costretti a basse attività materiali senza le quali è difficile sopravvivere. Va bene, Cesare. Ehi, papà. Allora? Lo sai che oggi ho battuto il marchio Alessandro Pinzone? Non si parla con la bocca piena. Ma dov'è finito Bunny? 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 Ah, eccoti qua. Aspetta. Gli avete dato da mangiare? Che ne so? Un pezzetto da papà e un pezzetto dalla mamma. E allora la partita com'è andata? No, ne ha dato vento. Ma riporta, ma che devo lavorarci pure, eh? Sì, non ti Incidente di percorso, papà. Stavamo tornando qui, ma quelli di Via Poma ci hanno fermato. Ci hanno preso anche a fiondate. Faustino si è pure ferito. E voi cosa avete fatto? L'abbiamo acchiappato uno e poi l'abbiamo mandato a casa senza questo. Non basta. Questa sera gli andiamo a fare una visitina. Siete pronti? Sono in tenda. Toccherà anche a voi. Thank you.
era entrato dentro, lo sapevo, era troppo piccolo. Dire che cos'hai? Niente, mamma. Tu non me la racconti. Ti prego, mamma, lasciami. Quante ne vuoi? Eh? Ho detto, quante ne vuoi? Una o due? Niente, grazie, non ho fame. Sì, ora non hai fame. Poi a mezzanotte vieni giù e mi mangi tutto quello che ho preparato per domani. Dai, mangia almeno un po' di carne. E a me, Bianca? Chi era, tesoro? Ah, il fattorino dell'ufficio. Niente di importante, cara. Che hai fatto oggi di bello, Carlino? Ah, sì, papà. Una giornata pesantissima. Mi sono svegliato alle 5 per studiare la lezione di latino. E il professore mi ha detto che se continuo così mi deve promuovermi. Ah. Mi deve promuovermi? Cos'è, ostrogotto? Unno? Senti, non lo sgridare. Lo sai che ha dei problemi, parla troppe lingue, le confonde, lo dicono anche i professori. Hai ragione, cara, hai ragione. Allora, cosa hai fatto di bello? Dopo. Ah, poi il pomeriggio sono andato con i miei amici a portare i regali di Natale all'ospizio davanti alla scuola. Ah, sai, Don Franco, quello di religione, sceglie ogni anno 5 ragazzi, ha scelto anche a me. E di un po', che cosa gli avete portato di bello a quei poveri vecchietti? Ma sai, dipende da quello che riusciamo a raccogliere alla colletta della scuola. E quest'anno abbiamo dovuto un po' arrangiarci. Quindi, quest'anno ve la siete dovuta cavare con poco, giusto? Sì. Con molto poco. Fatti schiaffi, se ti prendo ti spacco la testa! Tranquilla, ma che succede? Che ha fatto ancora? Apri subito quella porta. Carlino, ti ordino di aprire la porta. A fare il giro di tutti i negozianti della strada e a consegnare i regali di Natale pieni di cacca. Di vera cacca. Facendo credere a tutti che fossero i regali di Don Franco per l'ospizio. Hanno anche arraffato le mance che gli hanno dato quei mascalzoni. Visto come passa i suoi pomeriggi, tuo figlio? Ah, bene, ti metti anche a ridere. Smettila anche tu, non lo vedi come sta? Tabacco e acqua. Io e te facciamo un bel discorsetto domattina. Ora ti fai una bella dormita e domani ti prenderai le tue responsabilità. Non sei più un bambino. È ora che impari a comportarti come un ragazzo della tua età. Ok? Tanto lo so che papà preferisce il cane a me. Non voglio più sentire una sciocchezza simile. Con tutto quello che tuo padre fa per te.
Quali altri particolari interessanti ti ha rivelato il comportamento di tuo figlio? Solo uno, tesoro. Anche tuo figlio ha capito quanto sei stronzo. Ah. E in che maniera siete arrivati a questa sottile, nonché elegante conclusione? Con la meditazione? Che cosa c'è, Cesare? Temi che la meditazione possa distogliermi dalla contemplazione della tua luce? Faccio del male a qualcuno? No, e allora lasciami in pace. Ma no, tesoro, non voglio mica strapparti alla meditazione del cosmo. Voglio solo che tu mi dica che cosa ti ha raccontato Carlino. Si chiede perché tu preferisci il cane a lui. Buonanotte, caro, e medita una bella risposta per domattina. Non sono contento di come ti comporti ultimamente. Sei bugiardo, non studi, rispondi male. Non capisco che cosa vuoi dimostrare. Spiegamelo. Sono tutto orecchi. Carlino, tutti abbiamo avuto la tua età. Non credere di essere l'unica vittima delle incomprensioni del mondo, perché non è vero. Ti consiglio di cambiare atteggiamento o dovrò prendere una decisione molto, molto grave. T'ho vista al matrimonio di Carolina con quella ragazza. Facevi finta di non conoscere nessuno e che eri un lontano parente di mamma. Perché? Osa ancora una volta giudicare tuo padre e ti sbatto fuori di casa a calci. Credevo di parlare da uomo a uomo e invece ho di fronte un bambino. Vai, fila a scuola. Io non ci vedo nulla di strano o di tragico. Tuo padre è stato in collegio, tuo fratello è stato in collegio e anch'io, il padre della vittima, sono stato in collegio. Ma io non ho mai detto che il collegio in sé sia una cosa così tragica. Anzi, quando un ragazzo si comporta come Carlino, uno ha il dovere di pensare anche al collegio. Certo, a me dispiace non averlo qui, ma se per il suo bene sono pronta a questo sacrificio. Allora, perdonami, non riesco a capire dov'è il problema. Che cos'è che ti disturba, tesoro? Non va, che tu, Carlino, non lo mandi in collegio per questi motivi. E allora perché, secondo te? È per liberarmi di lui che ce lo mando, vero? No. Tu fai quello che sei per facendo tua. Ti occupi di te stesso. Sì, va bene. Questa l'abbiamo già sentita. Oh, no, no, no. Tu sei coerente, non ti smentisci. Qualunque cosa richieda la tua attenzione, per te diventa una rottura di scatole, tu la non fai. L'hai fatto con me, adesso lo fai con tuo figlio, non ti smentisci. Tu non vuoi capire che se Carlino è così è perché tu sei così. E adesso basta. Io dal credo non ci vengo. Non ho niente da festeggiare. Adesso qui la classe. No, aspetta, no, dai, che vuoi fare? Zitto, ed esci. No, no. Ah, non vuoi? Bene, impicchiamolo. Impiccarmi? No, dai, ragazzi, non fatelo, no. Totò, è Cala, eh? Pensavo che i ragazzini non so che stanno a fare in una cacciata. Ma subito però. Che state facendo? Vieni qui. Allora, ti sembra normale che un ragazzino possa fare dei disegni simili?
Vane. Vane. Ma non vuoi capire che sta facendo di tutto per attirare la tua attenzione? Ma che c'è di strano? Ha solo bisogno di un po' di severità. E visto che tu gliele passi tutte lisce, sono io che devo compensare. Questi disegni li fa apposta per spaventare te. Stavolta hai veramente superato il limite. Cerchiamo come sempre che i nostri ragazzi siano affidati all'intelligenza e alla coscienza. Bene, io credo che tu ora voglia salutare tuo padre. Ti aspetto qui. Di nuovo, signor Conte. La chiamerò durante il weekend. Bravo. Non piangi. Così mi piace. Alla tua età si sta bene con. Farai degli amici per tutta la vita. Mi raccomando, in gamba. Ah, un'altra cosa, chiamaci tu stesso. Così parlerai con la tua mamma. E sarai in lacrime. Quattro diversi stati, Norvegia, Svezia. Ah, sì, vieni avanti, vieni, giovanotto. Ragazzi, questo è Bernante Carlo, il nuovo interno. Bernante, vai via, muoviti al quarto banco. La Lapponia, o terra dei Laponi, non ha confini ben precisi. Si estende in quattro diversi stati, Norvegia... Bernante, Svezia, che nome da femmina? Che sei, maschio o una femmina? Per me sei proprio una femmina. Chiedilo un po' a tua madre se sono una femmina. Gliozzi, non disturbare Bernante, vai fuori. Questa me la paghi, ti faccio nero. Non disturbare ti aspetto fuori, bambina. Vieni qui. Leccami le scarpe e chiedi scusa. Finocchio. D'accordo, mio zio. Ascolta. Ma
Signore, buon pastore che conosci le tue pecorelle, abbi pietà di noi. Me, ora a letto, si spegne la luce. Vuole il cane da guardia con voi, eh? E mo vediamo. Che ci fai con la sveglia tu? Eh? Stai pulito. Papaletta, alzati. Chi è stato? Eh? Chi è stato? Bernante? Vieni fuori. Bernante, ti ordino di dirmi chi è stato. Non lo so, stavo dormendo. Bravo, farò spiritoso. Allora ti aggiusto io. Vuol dire che sei stato tu. E io ti punisco. E finché non mi dici chi è stato, per me sei stato tu. Te ne vai a dormire in gabinetto, te ne vai. Avanti, fuori. Papaletta, fatti lavare, vai. E voi in camera, subito, subito. Poi. In camera, vai! E al primo rumore state tutti quanti puniti! Chiaro? Prima di aggredirmi. Vorrei sapere dov'è la mia valigia. Potresti anche dirmi buongiorno. È tutta la mattina che corro da un editore all'altro. Vabbè, non ci pensare adesso. Hai fatto la valigia? No, visto che l'hai fatta sparire. Allora cercala, santi Dio, non sono mica la tua serva. Grazie, sempre gentile. Ecco la tua valigia, un piastro. C'ho una voglia di andarci che mi ammazzerei. Dai, che abbiamo fretta. Questa settimana non mi ami molto, eh? Non dire fesserie. Ti amo molto più io di quanto mi ami tu. E allora perché non me lo dimostri? Ma io ci provo continuamente. Solo che non mi viene.
Mi sembra così evidente che mi sforzo. Sembrerà evidente a te, a me no. No, questa volta cosa ho fatto? Quello che hai fatto non lo so, comunque c'hai parenti. Ecco qua anche l'insalata. Grazie. Va bene? Grazie. Non ti piace? No, no, è buona, è tanto buona, ma io... Ma tu? Ormai mi ci sono abituato. A cosa? Ma che non ti danno da mangiare? Sì, sì. La carne? Te la danno, la carne? La carne? Sì, carne scatola. Carne scatola? E gli altri giorni? Patate bollite. Ma è una vergogna, Pietro, con quello che si paga carne scatola e patate bollite. Non ti preoccupare, quando torno a Roma lo dico a papà, gli faccio chiamare subito la direzione. Tanto papà sa benissimo come vanno le cose qui. Come lo sa? Aspetta un po'. Allora, com'era? Al martedì carne in scatola, patate bollite tutti gli altri giorni e la domenica, tanto per festeggiare, elettroshock e 45 frustate. Quando è che potrò tornare a casa? Non l'ha detto papà. Ha detto che dipende da te. Comunque credo che per l'anno prossimo potrai tornare. L'anno prossimo? Avete detto per Natale, qui un altro anno non ci voglio più stare. Ciao tesoro mio. Ci vediamo presto. Ciao. Che mi faccio chiudere in collegio anch'io. Perché? Beh, visti gli addii. Ehi, sveglia, sveglia. I marziali. Attacco i marziali. Sveglia, su, forza, oh, dai. Ma che hai? Sei impazzito? Ma stai sempre a dormire, tu. Che dovrai fare, secondo te? Alle 3 di notte. Parlare con me, ad esempio. Carlino, che c'è? Che ti prende? L'hai vista mia sorella? Come no? Figa, eh? Mica sì. Si ammazzerebbe per me se io ti dico. Tu prova a chiederglielo. Non lo faccio per suo marito. Zitto, arriva il prefetto. Ma chi se ne frega del prefetto, dai. Ti insegno io a fregartene il prefetto. Stai punito fino a Natale. E niente fine settimana a casa. Fila. Tu dormi, screanzato. Lui non c'entra, l'ho svegliato io. Senta, prefetto, perché non facciamo dalla settimana a quell'altra? Viene mio padre questo. Dovevi pensarci prima, stai punito, Vernante. Per favore, prefetto, un favore, cosa le costa? Stai punito, Vernante. E se non vai in camera tua, a casa ti manda a Pasqua. Porca cazzerosa! Vuoi che me la vostra? Cosa hai detto, eh? Cos'è che hai detto? Non mi toccare, verme! Questa me la paghi, Vernante. Ragazzi, andate a letto, per favore.
dopo te la ridò. Non ti preoccupare. Ma sei sicuro che ce la farai? Non ti farei beccare, eh? Ma no, la casa di campagna è vuota, non c'è nessuno. Vabbè, allora... Perché non vieni anche tu? Ma che, sei matto? Io sono figlio unico. I miei crepano se faccio una cosa del genere. Vabbè, allora... Ciao. Ehi, dormente. Che c'è? Mi raccomando. Anche tu. Pensavo proprio a te stamattina, come stai? Bene, bene. Era un po' settimana. Non mi dire di no, se no ti ammazzo e me ne vado dalla concorrenza. Sono bellissime. Bella scoperta. Ma non mi servono. Ti pareva? Mi serve un servizio sulle chiese valdese, sulle loro comunità. Adesso portami un servizio su pesce palle nostra, mi raccomando. Non avrei trovato nessuno da spedire sulle montagne a cercare di stanare un valdese, ammesso che ve ne sia rimasto uno, e quindi mandi me. Di la verità, Martini, ti piace spedire la gente nei posti più assurdi, eh? Ammazza, che cinismo, scusa, se ti ho offerto del lavoro. Ma dai, lo sai che sto scherzando, sono contenta. Solo che non mi va di darti troppa soddisfazione, ecco tutto. Vuoi qualcosa da fare? No, no, io devo scappare. Stavo scendendo anch'io. Di buon umore. O no? No, figurati, sto benissimo. Che hai fatto oggi? Perché? Perché non posso chiederti. Come al solito, un po' di qua, un po' di là. Un po' di qua, un po' di là. Se ti sembra una risposta. Ma che devo fare? La cronaca minuziosa della mia giornata. Non ho capito perché ti irriti se ti chiedo una cosa. Perché se ti dico per sbaglio che ho preso un caffè a Piazza Navona ieri ed invece ero avanti ieri, tu cominci subito a dubitare di quello che io ti dico, a vedere intrighi assurdi dove non ci sono. Vabbè, allora facciamo così. Mi fai un elenco di cose da chiederti e uno di cose da non chiederti, ti va bene? Mia madre. Vai, vai, corri da tua madre.
Ah no, figurati. Dov'è Carolina? Senti, a me non la racconti, sai. L'avete litigato e lei se n'è andata. Vero, tesoro? Mamma, Carolina è in bagno. Non abbiamo litigato e tu per favore non ti impicciare. Sì, però mi dici la verità. Ma sta esagerando qui, avete? Ho dimenticato di comprarlo. La fattura spesa? Che cosa c'è di male se faccio io la spesa? No, niente, niente. Ciao, niente. Marito. Tesoro. Diceva tuo marito come carino questo scambio di ruoli, tu che cucini, che fa la spesa. È Pietro che ha insistito a occuparsi della cucina, perché venivi tu. Vero Pietro? Sì, vabbè, diciamo un po' così. Finisci tu almeno, dai. Io vado di là con la mamma. Vieni. Non le vuoi una mano, tesoro? No, grazie. Vediamo quando è pronto. Niente, salve. Rispondete, per favore! Carlina è scappata dal collegio. Oddio, sarà la villa? È da ieri sera che non si sa dove sia. Io chiamo la polizia. Aspettiamo ancora un po'. Lo farà il collegio domattina. Ma che ti importa del collegio? Niente, ma è la prassi. Hai avvisato Carolina? Sì, sì, sta arrivando con Pietro. Non era necessario. Tutti i ragazzi scappano dal collegio e poi si ritrovano.
Non sai quanto mi irrita la tua tranquillità. Ma come? Tuo figlio sparisce e tu non... Tuo figlio. Che cosa hai detto, scusa? Niente, scusa. Ma ti sembra il momento di parlare di queste cose? Carlino sparisce e tu, con la tua solita sensibilità, come tiri mai fuori... non dici più tuo figlio adesso? Sei vomitoso. Henrik. Heinrich. Nome davvero altisonante. Oh, smettila! Vedi, è tanto tempo che ti vorrei perdonare, ma non ci riesco. Visto che siamo in argomento, Henrik ha avuto il garbo di apparire e sparire e senza mai farsi vedere da te. Ma è stato ancora peggio. Ho combattuto una battaglia persa con un fantasma. Hai avuto quello che ti meriti. Non ho mai neppure avuto l'occasione di incontrarlo per dargli un bel pugno in faccia. Non avevi tempo tu. Troppe squinze in giro. Come si fa, dico io, come si fa a paragonare una piccola avventura senza importanza alla mostruosità che hai fatto tu? E che cosa ho fatto io? Tu te ne infischiavi. E io ho lasciato che un uomo pieno di attenzioni si occupasse di me, di una scema di campagna. Si è andata al cinema per la prima volta a 19 anni, accompagnata dalla tata, a vedere Cenerentola. E tu ci hai pure creduto. E questa è la fregatura. Walt Disney andrebbe vietato ai minori di 30 anni. L'unica cosa che desideravo era un figlio maschio. Ma tu ce l'hai un figlio maschio, brutto imbecille! Sono 13 anni che ce l'hai e fai finta di niente! Carlino. Non mi toccate. Mi fate schifo. Non voglio più parlare con voi. Io me ne frego di tutti! Ascolta! Carlo! Carlo! Carlo, fermati! Sì, arrivo subito, grazie. Ma che cosa è successo? Guarda di tutto. Non parlare, mi trovano ancora le gambe. Il dottore cosa dice? Dice che più spavento che altro. Poi faremo anche le lastre. Io lo so perché è caduto. Mamma, Carlino è caduto perché si è trovato una mucca davanti. Mucca, Carlino, boom. Non c'è niente di esoterico in una vacca. Dai, vai a letto che sei stanca. Me ne occupo io di Carlino. Papà dov'è? È nella sua stanza. Non lo voglio vedere. Carlino non parla più. Quando si litiga si dicono anche un sacco di sciocchezze. Dai, ti prego, Carlino, di qualcosa. Mm.
Scusate, ora vado in cucina a prendere il pollo. Papà, ho deciso una cosa. Carlino lo prendo con me, almeno per un po'. Ma... E non dire di no, altrimenti non mi vedi più. Ma insomma, che cosa avete tutte e due? Carlino è soltanto un ragazzo. State esagerando. Una volta tornato in collegio, ritrovando i suoi compagni, vedrete che gli passerà tutto quanto. Comunque, ho parlato con il suo direttore e gli ho chiesto che lo iscrivesse a qualche sport che lo impegni tutti i giorni. Già che ci sei, perché non iscrivi anche nei marines o nei paracadutisti? Mettetela. Hai la sensibilità di un macellaio. Mettetela, per favore, basta. Carlino lo prendo con me, starà con me. Lo iscrivo in una scuola nuova, almeno per quest'anno, poi vedremo. Carolina, cerca di ragionare. Papà, non scherzo. Questa volta tu e la mamma l'avete fatta veramente troppo grossa. Pietro? Carlino viene a Roma con noi. Anzi, sarà da noi. Hai capito? Ho capito. Ho capito. Non se ne parla nemmeno, Pietro. Non ricominciamo. Se no me ne vado io stavolta. Ma solo qualche volta intorno al palazzo. Gliel'ho promesso. È proibito dalla legge. La legge... Però i miei amici ci fanno col motorino. E sono pure più piccoli di me. Senti, bello, in questa casa o fai come dico io? O me ne vado io? Non ho detto questo. Ma se prendi quel motorino non ti parlo più per un mese. Davvero? Wow! Brum, 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 brum. Vabbè, allora fate come vi pare. Brum, 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 brum. Sì, stai buono per adesso, dai. Allora? Non ti preoccupare. Buonanotte. Buonanotte. Comi, scegliete il vostro che è. Matteo!
preghiamo pertanto di fornirci gli ultimi dati relativi allo sbarco di merci avariate, onde poter quantificare nel più breve tempo possibile l'ammontare del sinistro. Attendendo vostre notizie, eccetera, eccetera, le porgiamo, eccetera, eccetera. Me la fa rileggere poi quando l'ho battuta? Certo. Ah, per la cena della sirena cosa devo dire? No, no, stasera non posso. Suo padre aveva detto... Sì, lo so, ma mia moglie ha invitato della gente a cena. Va bene, allora vi sarò dottor Sonnino. No, aspetti, vogliamo io. Va bene. Ma devo proprio starci anch'io? No, no, puoi andare al ristorante se vuoi. Vabbè. Mi aiuti? Erano mesi che non ti vedevo così curata. Stasera mi ci vedi? Ah già, dimenticavo. Stasera ti vedo il tuo dorato capo, Invece per l'ultimo degli stronzi. Aia, Pietro! Mi fai male, mi hai quasi staccato l'orecchio. Io ti staccherei la testa. Tu sei stronzo. Aspetta, vado io. Ciao. Buonasera. Siamo un po' in anticipo, scusa. Tu devi essere Pietro. Sì. Io sono Enrico, questo è mio figlio Giovanni. Prevate. Spero che vi piaccia il vino, questo è genuino. Sì, grazie. L'ho preso in campagna. Grazie. Ciao Carlo, questo è mio figlio Giovanni. Ah, ma vi conoscete già? Sì, sì, ciao. Ciao. Ecco, vuoi il caffè? Grazie. Tu lo vuoi? Sì, grazie. Beh, allora io vado, Giovanni, perché non vai anche te a fargli compagnia, Vai. Taci. Allora? Zucchero. Perché sei venuto qui? E che ne sapevo che questa era casa tua? Sta tranquillo che sennò non ci venivo. E poi è tua madre che ci ha invitati. È mia sorella. Lo so, anche a me piace fare ritratti. Ma poi cosa ne faccio? Li metto in un cassetto, ogni tanto li tiro fuori e dico brava, sei stata proprio brava. No, li metti in una cartellina, fai in giro, li fai vedere. A chi? Alla portinaia? Quanti anni ha? 23. Ah, ecco, se no figurati se mio padre veniva qui. Cosa hai detto? Dai, fuma. No, grazie, non fumo. Il fatto è che tu hai paura di essere rifiutato. È vero? Tu che dici, Pietro? È quello che le dico sempre anch'io, ma a me non mi dà retta. Non è vero che non ti do retta. Senti, Carolina, finché non sarai convinta tu di quanto vali, è inutile cercare di spingerti. Valle, se mi spingessi di più mi sentirei molto più sicura di me. Sta a vedere che è colpa mia adesso. Senti, ma tuo padre che vuole da mia sorella? Secondo te? E che ne so, lavorano insieme, no? Non ho mai visto mio padre lavorare con un cesso. Che dici, sarà un caso? Vattene. Ma che ti prende? Vengo giù con voi, così faccio provarsi. Va bene, allora ci rivediamo in ufficio. Ma se ti rivedrete, ne sono certo. Ma grazie, sei scemo. Ciao. Ciao Enrico. Carlino? Apri, sono io. Dai, apri. Non apro, alle puttane. Sei tu una ragazzina? Siamo impazziti qui. Un bamboccio di 12 anni che fa la morale a sua sorella maggiore. Ma ti rendi conto? Ho 13 anni, se non ti dispiace. Hai detto pure che non sono più un ragazzino. E quindi deciditi. Allora vuoi proprio farmi girare le scatole? Tutti mi volete far girare le scatole questa sera?
bella gratitudine la tua, sai? Sono la sola persona della famiglia che ti ha sempre difeso, ti ho fatto venire anche da me. Ma cosa credi, che sia facile per me lavorare, occuparmi di te, portare avanti la casa? Io ho anche un marito, lo sai? Non si direbbe, lo tratti come una ciabatta. Ma cosa ne sai tu, piccolo presuntuosetto, di come tratto mio marito? E visto che sei tutto allora, lui a me come mi tratta? Ma guarda, se devo stare a giustificarmi con te, ma io ti risbatto in collegio! Pietro? No, sono Sean Connery. Ma che sono? Quasi le tre. Ho incontrato degli amici, ci siamo messi a parlare e si è fatto tardi. Dormi, dormi. No, figurati. Sì, sì, sarà contento. Va bene, alle 5. Sì, grazie. Ciao. Era per te, signorino. Giovanni, figlio di Ezequiel, ti ha invitato per il suo compleanno. Ma quando? È per oggi pomeriggio, alle 5. Beh, che c'è? No, niente, non ho le scarpe nere. Poi dice che non ha preso da papà. Allora sai che facciamo? Oggi pomeriggio, prima di andare in ufficio, le andiamo a comprare. No. Te le regalo io. Così magari comprate una sciocchezza anche per il figlio di Enrico. Sì, sì, non ti preoccupare. Allora sei venuto? Bene, divertiti. Vieni, auguri. Grazie. Senti, scusa per l'altro giorno. Non ti preoccupare. Piuttosto, le bevande sono di là. Ho fregato anche del gin a mio padre. Hai già conosciuto Elena? Bene, Elena, fagli vedere un po' la casa. Ci vediamo dopo. Sempre. Allora fammene uno anche a me. Non capisco cosa ci trovano in questa musica. Perché? Non ti piace ballare? Ah, roba da bambini. A me non mi interessa più. Tu ci sei già stato con una donna? Roba vecchia. Con chi? Con una, però l'ho lasciata. Perché? Poche tette. E io come ce l'ho? Senti, che dici, vado a lavarmi? Vabbè, basta. Ma no. No, ma gliel'ho detto perché dormiva. E va bene, allora si vede con la coscienza sporca, come dici tu. Come? Adesso? Ma no, dai, come faccio adesso? Lo sai poi se vengo come va a finire, no? Ma sì che mi va di vederti. Dopo le 9:30. E va bene, allora vengo, dai. Faccio un salto, ok? 10 minuti. 10 minuti.
quando t'ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera. Forte Elena, eh? Sì, hai grandi tetti. Ma poco tuo. Sono più dentro di te. Io ti conosco da sempre e ti amo da mai. Non è che sparisco, ma non possiamo mica vederci tutti i giorni, no? Lo sai che mi piace sempre, dai. Va bene? Ok. Ciao. Ciao. Due ore per tutto. Lo so, ma mi hanno tirato in lungo, ho fatto tardi. Dai, ti offro un gelato. Due, è un panino. Vabbè. È una fetta di torta. Ok, vuoi anche qualcos'altro? No, grazie. Yeah. Scusa, mi ha fatto tardi con i giapponesi. Ho pensato una cosa. Perché non ci prendiamo una vacanza, ci facciamo un viaggetto io e te? Così stiamo un po' insieme. Dai, adesso spogliati, ne parliamo domani. Dove sei stato? Con i giapponesi, poi a prendere Carlino. Ma che fai? Perché ti sei profumato? Dove sei stato, Pietro? Perché sei impazzita? Sono un vero porco. Eh no, moglie, così non va. Io mi pappo 4 ore di giapponesi, vado a prenderti il fratellino, te lo riporto a casa e mi fai sessione pietose. Oh, ma che t'ha preso? Fuori di qui fai quello che vuoi, ma almeno non prendermi per il culo. Ma parli tu, parli. Parli. Lasciami! Tu, che me l'hai pure portato a casa quello stronzo, eh? Che ci fai con quello? Ti giochi a tombola? Ma magari ci fossi stata, lasciami! Ma levati! Lasciami, verme, non mi toccare! Porco, lasciami! Che fai qui? Vattene in camera tua. Io voglio tornare in collegio. Ehi, ragazzi, ci tornate! Mo gli faranno uno di quei paioli, così impara a scappare. Buon viaggio, stronzone! Cosa dici, Carlino? Niente, niente, salutavo, buon viaggio! Ah, va bene, ciao! Ehi, Vernante, ti ha rimesso le manette il vecchio? Sarà vecchio il tuo, di padre! Ci sono voluto tornare io qui, scemo! Ma sei disperato? Mi ha fatto pure la camera nuova per farmi tornare. Ma io me ne frego. Ma com'è che è tornato? L'hanno beccato alla frontiera. Ed era arrivato fino in Svizzera. C'era quasi riuscito. Stava sul San Bernardo quando gli ha scoppiato una bomba. Sì, che sfiga. Stava in discesa, allora ha provato a continuare. Poi è arrivato un agente finanziario. Ci mancava.
Allora ha preso una scorciatoia, però l'hanno beccato. A uno gli ha mollato un calzottone che gli ha rotto in vento. Con l'altro però gli ha puntato il cannone addosso. Sì, addirittura. Allora si è dovuto arrendere e ha detto che era russo, perché lui lo parla perfettamente. Hanno dovuto chiamare l'interprete. E chi è? Rambo? A stronzo. Sì, Carlino! Ciao, come stai? Zitti, se no arriva il profumo. Senti, l'ho fatto, è sempre lui. Chi l'ammazza quello? Stai punita, Bernardo. Stai gambata. Hai barrato la lezione. Bernardo, sei provato a farlo spiritoso? Molto bene. Stai pulito fino a Natale. Lui non c'entra. Ah sì? Poi lo chiamo. Vado via, a letto, nelle vostre camere, su. Fuori, fuori, fuori. Fuori, vai. Andare, fuori. Spegni. Questi vanno dritti dal direttore. Sei fresco anche tu, Bazzone. Ti chiamo Bazzone, non Bazzone. Non fare lo spiritoso, Bazzone, ti strongo. Vado via, sfidare a letto. Bernante. Tengo colloquio. La Bazzoni, visto che tu la lezione la sai, vieni qui e spiegami. Allora? Allora? Professore? La trasformazione dei solidi in gas. Allora, gas in solidi in liquidi solidi in gas. Oppure gas in liquidi in solidi in liquidi in gas. Che quello è nero, ti può far suspendere. Ma che sai? Perché hai questo visto solo? Ah, è questo. Ma quanto sei scemo, guarda che è il direttore che mi può fare isolare. Comunque, niente di fatto, tutto è come prima. Giura? Ma sì, giuro. Dai, andiamo a mangiare. Probabilmente altre persone non avrebbero trovato alcunché di attraenza in tutto questo. Ma io sono fatta alla mia maniera, continuamente scontento di quello che ho e attratta da tutto ciò che è lontano. Sei matto? Qui tre quarti di ragazzini pagherebbero oro per tornare a casa e tu no. Vuoi fare a cambio? Senti, vado io al posto tuo. Sì, vorrei vederti.
te in quel motore di casa mia. Niente amici, niente sport, solo i miei che mi stanno addosso tutto il giorno. Vabbè, non pensarci più. Dopo la Befana. Sì, buon Natale e buon anno. Mi sa che vi faccio di panno. Vabbè, auguri. Oh, grazie, eh. Senti, amore, vuoi farmi un favore? Non essere l'ultima, almeno stasera. Sì, sono pronta, sono pronta. Signora, giunti sono gli ospiti, chiedono di voi. Ah, sì, va bene, Bianca, arrivo. Devono essere Peter e Maria Laura. E va bene, vado a riceverli io. Quando la smetterai di invitare gente anche per Natale? Ah, papà, gli ospiti sono già arrivati. Ah, vedo che ti stanno crescendo i baffi. È da 15 giorni che ce l'ho. Vuoi un consiglio? Tagliali. Perché? Per carità, fai come vuoi. Andiamo, vieni giù. Peter, Marilò! Chefe! Che gioia vedervi. Mi è fatta molto meglio. Marilò. Carlino? Sì? Vieni a prendere le valigie. Sì, sì, subito. È la piccola Domitilla? Sì. Ma com'è cresciuta dall'ultima volta? Mio Dio, che fiore che sei diventata. Grazie. Carlino, ti ricordi di Domitilla? Ciao. Bene, comincia a portare sulle valigie, per favore. Voi salite di qua, mentre io accompagno Peter e Marilò all'ascensore. Ci sei andato a letto con Enrico Martini? Pietro, ho deciso di lasciarti. Non ne posso più. Cari amici, ora un attimo di raccoglimento insieme con la musica. È un'abitudine di Natale. Okay.
Babbo Natale. E se andassimo tutti a tavola? Buona idea. Andiamo. Prego. No, non ha battuto ciglio. Anzi, credo che sia contento. Io ho pezzi, come dovrei stare? No, non gli ho ancora detto di te. Non me la sento ancora. No. Parlavi con Enrico? Andiamo a non finire su panchine separate. Quanto sei scemo. E che panchina scegli? Quella con la vista sul lago. E allora dovrei portarti il plaid. Allora è meglio quella sotto il tiglio. D'accordo. Voglio dirti una cosa. È molto tempo che ci penso. Non so se faccio bene a dirtelo, ma oramai sono passati tanti anni. È da quando Carlino ha avuto l'incidente che volevo dirtelo. A Enrico ho voluto bene. Un bene profondo. E quando è morto ho desiderato per tanto tempo non vederti più. Ho anche pensato che era meglio se morivi tu. Amare non rimane, rende cattivi. Ma non ho mai amato Henry quanto te. E perché mi sfugge, ma è così. Ma non è questo che volevo dirti. Ma ecco. Henry che era sterile non poteva avere figli. Quindi Carlino non può che essere tuo. Sì.
No, lo so, il megadito che te stavi solo. Perché? Ma cosa ho avuto che sappiano? Scusi, prefetto, ma Bazzoni non c'è più. Un brutto incidente d'auto ci ha portato via Camillo. Noi dobbiamo sforzarci di capire il disegno di Dio. Dobbiamo serbare per sempre nel nostro cuore tutto l'amore per il povero Camillo. E trovare nella fede una via d'uscita. E questo anche per lui. Ed è per questo che...